Anche l'Abruzzo ricorda l'anniversario centenario della nascita del Partito Comunista Italiano con il video Una storia in rosso sulle tracce del PCI in Abruzzo, che raccoglie storie e documenti di protagonisti e testimoni. Se noi tra domenica facevamo i giovani, uscivamo con andare pure in campagna, alla vendita dell'unità, la diffusione straordinaria dell'unità, e per il tesseramento eravamo arrivati a 550 iscritti al Partito Comunista e quasi 100 della Federazione Giovanile Comunista. Realizzato da Mac Factory e dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, il documentario è prodotto dalla Fondazione Abruzzo Riforme, costituita nel 2007 per volontà delle federazioni provinciali abruzzesi dei Democratici di Sinistra e dell'Unione Regionale, con l'acquisizione del patrimonio immobiliare di PCI, PDS e DS, unitamente alla relativa documentazione storica delle sedi. La Fondazione aveva questo scopo di mettere in sicurezza gli immobili, ma anche mettere in sicurezza tutto ciò che era dentro gli immobili e che racconta la storia di questa comunità e di questo partito. Per far emergere il tempo lungo del Partito Comunista in Abruzzo, sicuramente dobbiamo partire dalla Resistenza. La Fraternità era da dei 31 iscritti ed erano organizzati 3x3. 3x3. Ognuno ne conosceva un altro e due, degli altri due, ognuno dei due ne conosceva un altro e due, e diffondevamo pure l'unità. Una storia in rosso racconta dunque un'importante pagina politica regionale che, partendo dalla Resistenza, attraversa la più recente contemporaneità caratterizzata dal contributo decisivo all'acquisizione di nuovi diritti civili e sociali. Ce l'hanno un partito che si è fatto sentire, che è stato per me non solo importante per la lotta del Fucino, per me è stato determinante. Se si vuole capire perché il PC è stato quello che è stato, non dipende soltanto dal fatto che c'è stato Gramsci, c'è stato Togliatti, ci sono stati grandi dirigenti e così via dicendo. Quello che è altrettanto fondamentale è il fatto che il PC ha sempre concepito la battaglia politica accompagnata da una grande capacità di organizzazione. Non si dimenticano. Allora tu hai dato la tua vita, hai dato naturalmente il tuo impegno, la tua intelligenza. Io sono profondamente convinto che abbiamo fatto il nostro dovere. E il nostro dovere, secondo me, l'abbiamo fatto anche riservando a noi stessi, per noi stessi. Evidentemente tutto ciò che si è potuto fare.